Il Rotary Club a favore degli svantaggiati con progetti mirati al recupero dei minori delle case circondariali. Si è tenuta alle 19 dello scorso venerdì 22 novembre nella sala della Banca Sicana in via Crispi a Caltanissetta la conferenza di presentazione dei progetti del Service Club a favore degli svantaggiati. Presente anche il garante dei diritti dell'infanzia della Regione Sicilia, il professor Luigi Bordonaro, che da circa 20 anni è responsabile del progetto Artigianato a Caltanissetta. È importante e fondamentale agire per determinare processi di recupero nei confronti del mondo minorile, in special modo per quelli che hanno compiuto dei reati. E in questo caso il progetto Artigianato si inserisce positivamente proprio perché nel momento in cui al minore viene riconosciuta la possibilità di un certo recupero e quindi viene messo alla prova, viene sospeso il procedimento giudiziario, al minore vengono assegnate delle prescrizioni e quindi deve per un certo periodo di tempo osservarle. Queste prescrizioni prevedono la partecipazione per esempio all'attività lavorativa, il progetto artigianato si inserisce proprio sotto questo aspetto, ma anche la frequenza del mondo della scuola o per esempio partecipare ad attività sportive, perché il compito fondamentale è quello, o l'obiettivo fondamentale è quello di far sì che il minore acquisisca le regole. Viene da un percorso di anomia arrivare a comprendere il valore della regola. Il mondo dell'infanzia molto fragile e ha necessità di essere fortemente sostenuto dalle istituzioni. Proprio in questi giorni si ricorre il 30° anniversario appunto della dichiarazione per quanto riguarda i diritti del fanciullo e molti di questi diritti sono rimaste delle enunciazioni e non trovano un'attuazione pratica. Si faceva riferimento alla dispersione scolastica. Non credo che sia il minore che non voglia andare a scuola, molte volte è la famiglia che lo sottrae alla scuola, ma c'è anche il compito delle istituzioni di far sì che questo non avvenga. Quindi è necessario un approccio sinergico per far sì che i diritti dei minori vengano pienamente rispettati. Ma il minore ha anche il diritto ad essere ascoltato. Molte volte del minore si parla, ma al minore non si parla e non si ascoltano quelle che sono le sue esigenze. Il lavoro come strumento di reinserimento e recupero, che, come hanno chiaramente spiegato sia Giancarlo Grassi, presidente dell'associazione Rotaract International, Francesca Morvillo Onlus, che Santo Caracappa, presidente commissione progetto distrettuale casificazione, diventa valore aggiunto. Al termine dell'incontro, la dottoressa Lovullo, direttrice USLA, ha sottoscritto, rinnovandolo come ogni anno, il protocollo d'intesa insieme alla presidente Rotary Club di Caltanissetta, Anna Tiziana Amato Cotogno, e al responsabile del progetto artigianato, il professor Luigi Bordonaro.